Manuela, lei parla da avvocato ma anche da mamma, perché ha vissuto in prima persona tutte le problematiche legate anche ai suoi figli. Che tipo di disagio hanno vissuto? Beh, viviamo dei tempi veramente molto difficili, mai come adesso le libertà individuali sono state sacrificate in nome di un benessere superiore, e chi ne ha subito i danni più gravi sono stati i nostri giovani. Basta pensare che lo scorso anno scolastico soprattutto i ragazzi più grandi sono stati privati della possibilità di frequentare la loro scuola per tanti mesi, non hanno potuto partecipare a attività sportive né stare con i loro amici, e quindi ritrovarsi chiusi in casa per mesi con l'unica compagnia di un tablet o di un telefono ha comportato sicuramente dei grossi disagi a livello psicologico e anche a livello di rapporti umani con ragazzi della stessa età. È stato fatto abbastanza per loro? Ma io direi proprio di no, noi genitori ci abbiamo provato, ma in realtà non è stato fatto abbastanza, e forse il giudizio più diciamo pesante arriva proprio dai nostri ragazzi, perché da un sondaggio fatto poco tempo fa il 65% dei nostri giovani ritiene di pagare in prima persona l'incapacità di noi adulti di gestire la pandemia. Quindi dobbiamo sicuramente impegnarci per lavorare, per cercare di rendere per i nostri figli questa situazione il più leggera possibile. Ecco, che cosa possono fare in concreto le istituzioni? Bah, noi abbiamo bisogno sicuramente di un aiuto da parte delle istituzioni e dei nostri politici, perché si rendano conto che i nostri ragazzi hanno bisogno di servizi e di supporti, anche di cure per la loro salute fisica e psicosociale, anche perché devono poter ritornare a vivere la bellezza dei loro anni senza tante limitazioni che effettivamente stanno incidendo in modo drammatico sul loro vissuto. Una di queste è il vaccino. Beh sì, noi avevamo fiducia che questa estate sarebbe stata l'estate della ripresa. In realtà noi adulti abbiamo di nuovo caricato sui nostri ragazzi la responsabilità della gestione della pandemia. L'obbligo vaccinale, più o meno velato, in realtà si riverbera su quella che è la loro vita quotidiana. Impossibilità per esempio per chi decide di non vaccinarsi di partecipare alle attività sportive, perché molte società poi richiedono per l'accesso alle attività il Green Pass, non poter stare con gli amici a mangiare una pizzetta o anche svolgere delle attività extrascolastiche che vengono organizzate. Sono sicuramente delle limitazioni che vanno a penalizzare in modo assolutamente ingiustificato i nostri ragazzi. È stato costituito anche un comitato, quante persone ne fanno parte, da dove provengono e che cosa avete fatto? Allora sì, oggi qui con me ci sono molti genitori che si sono uniti spontaneamente proprio per cercare di risolvere le problematiche dei nostri giovani. Io personalmente faccio anche parte di un comitato, che è il Comitato Salute e Diritti a Scuola Marche. Abbiamo svolto tantissime attività, abbiamo parlato con gli assessori Saltamartini e Latini a Regione per ottenere i salivari per i nostri ragazzi per l'accesso allo sport, e abbiamo fatto delle iniziative, penso che tra l'altro siamo stati i primi a inviare una diffida a tutte le scuole proprio perché all'interno delle nostre istituzioni scolastiche si evitino discriminazioni e bullismo tra ragazzi vaccinati e non vaccinati. Come mai avete deciso di partire proprio dalla città di Fano? Beh, abbiamo scelto Fano non a caso, perché è una città bellissima ma è anche la città dei bambini, e quindi da qui vogliamo lanciare il nostro appello come genitori, perché tanti altri genitori entrino a far parte del nostro gruppo e ci aiutino in quello che è il nostro intento, cioè la salute dei nostri figli, che penso che sia una sfida per il nostro futuro che interessa a tutti quanti. Com'è possibile entrare a far parte di questo comitato? Abbiamo sia un gruppo Facebook che un gruppo su Telegram, quindi è possibile, digitando il nome del comitato, aderire e sostenere la nostra attività.